Ciao ragazze, benvenuti in un nuovo video, sono Vitto871 e mi trovate su Instagram con lo stesso nickname. Quello di oggi sarà un video un po' diverso dal solito, in quanto cuciniamo e prepariamo insieme, più che cuciniamo, prepariamo insieme il salame al cioccolato versione senza lattosio. Domani sera andiamo a cena a casa di amici, io sono l'addetta al dolce e ho deciso di fare un dolce buono ma zero sbatti, perché si fa veramente velocissimamente e quindi ho deciso di fare il salame al cioccolato. Quindi vi faccio vedere subito gli ingredienti e poi vi faccio vedere come lo preparo. 100 g di cioccolato fondente, ho comprato questo qua di Emilia, fondente extra. Poi ci serviranno circa 100 g di burro, io utilizzerò questo qua dell'Eurospin senza lattosio, circa un cucchiaio e mezzo, due di zucchero, devo cambiare il barattolo, fa un po' schifo, un cucchiaio abbondante di cacao amaro, ovviamente biscotti secchi. Nel mio caso, visto che appunto devo fare una variante senza lattosio, oggi al supermercato ho trovato solo gli ottimini, ho preso questa versione con riso e mais, l'importante è che siano biscotti secchi. Ovviamente tutta questa ricetta la potete fare anche con le cose con lattosio, quindi mettete il burro normale, comprate dei biscotti che possono essere i galletti, le macine, come si chiamano, gli orosai, ma insomma cosa, gli osvego, cosa più insomma vi è comodo. E infine il rum, anche questa, un cucchiaio circa di rum, che è in mezzo, anche questo potete decidere se fare un salame al cioccolato alcolico o meno. Dobbiamo subito andare a sciogliere il cioccolato e il burro insieme, quindi ci spostiamo sui fornelli e andiamo a sciogliere a bagnomaria il cioccolato più il burro. Potete anche farlo nella bagnomaria, tipo mia sorella non lo fa mai a bagnomaria, ma visto che è un video serio lo farò a bagnomaria. Ok, allora ho fatto bollire dell'acqua, ora in un pentolino antiaderente ho messo i 200 g di cioccolato e 100 g di burro e semplicemente appunto andiamo a cuocerli a bagnomaria. Quindi aiutandomi con la spatolina dell'IKEA, insomma, faccio in modo che con il calore generato dalla pentola di sotto si sciolga appunto sia il cioccolato che il burro. Quindi ci vediamo tra poco quando è tutto sciolto, quindi quando c'è una bella cremina. Io cosa faccio? Vado già ad aggiungere anche lo zucchero, va? Così si fonde anche lui. Ma non ne metto tanto, perché secondo me è già... un cucchiaio abbondante e via. Ci rivediamo tra poco. Cremina fatta, quindi si è sciolto tutto, zucchero, burro e cioccolato. Torniamo sul banco da lavoro. Eccoci qua. Allora vado a versare in questa contenitore, sempre IKEA, il composto di cioccolato, di modo che nel frattempo che noi prepariamo i biscotti, lui si raffredda un pochino. Ok, aggiungo un pochino di cacao amaro, vado veramente a sentimento. Ho che aggiungere anche il rum, io appunto ne metterò poco, mi aiuto con il tappino. Spero sia poco. Armatevi un sacchetto di questi qua del congelatore, mettete i biscotti. Io li aiuterò con un mattarello. Ovviamente potete anche sbriciolarli a mano, ma secondo me così è il metodo più veloce. Potete poi scegliere se lasciare pezzi più piccoli o più grandi. Se vi piacciono, ad esempio, i pezzi molto molto fini, potete anche aiutarli con un mixer. Quindi, però a me piace che rimanga anche quel pezzo più grosso. Quindi prendiamo. Secondo me ci siamo, direi proprio di sì. Vi dico che avrò usato circa 200 g di biscotti. Ok, quando il composto avrà più o meno questo aspetto, siamo pronti. Andiamo a mettere nella carta da forno. Ok, carta da forno, aspettate che mi aiuto con la bottiglia di rum. E andiamo a versare, e anche con il boccione di fisiologica. E andiamo a versare il composto del salame. Ok. E adesso non dobbiamo fare altro che cercare di dare una forma al nostro salame, più o meno così. E quindi andiamo a arrotolare il nostro salame e a creare una sorta di caramella.
Il nostro salame è pronto, ora va in frigorifero, io lo terrò in frigorifero tutta la notte, quindi ci vediamo poi domani quando da Antonella, dalla mia amica, ci mangeremo il salame di cioccolato. Che buonissimo! No.